Parla regione o Eccoci come? ancora qui nei nostri studi con il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Ridevamo nel fuori onda perché ogni tanto ridiamo sull'eccessiva burocrazia che pesa sui progetti concreti delle amministrazioni. Abbiamo già una telefonata, pronto? Eccoci, scusiamo, oggi stiamo facendo attendere troppo i No, nostri ma telespettatori. 080 501 9998, non me ne vorrà, ma avevamo la pausa pubblicitaria che incombe e detta legge quando sì, no, siamo in stavamo diretta. parlando dei servizi pubblici, no, avevamo parlato della sanità disastrosa e anche dei trasporti. Sui trasporti vanno monitorati, quindi ci sono varie realtà, non c'è soltanto l'STP, ci sono le Ferrovie dello Stato, c'è il FAL, ci sono i Pullman, cioè, è bene invece vedere quali sono le Una esigenze ricognizione generale. e Abbiamo una rispondere. telefonata, pronto? Niente, Pronto? io sono quel signor di prima dell'oculista. Sì. Voglio dire, io di notte da Bitonde sono andato a fare al Policlinic, alla somma uno mi ha detto 25 euro, poi alla fine si sono trovati 54 euro, ma io devo pagare 54 euro che non c'è la possibilità di pagare 54 euro. Ma perché, mi scusi, lei ha pagato un ticket, immagino. No, la notte ti danno solo il verbale. Poi devi chiamare al COTUP da Bitonde, devi andare a Bari a pagare. E io ho chiesto, uno mi ha detto 25, poi chiedendo al COTUP ha detto no, 54 euro devi pagare. Per 2 minuti che mi ha visto l'occhio, 2 minuti. Ho risposto io prima, Sono delle disfunzioni, va rivisto, non c'è stato. Certo, detto così non possiamo esprimere No, ma un va rivisto parere proprio il rispetto. servizio, va rivisto il servizio, cioè quel cittadino non è che è andato di notte da Bitonto a Bari per dire, beh, ma mi faccio una passeggiata, sto senza fare niente, ma vado, mi faccio vedere l'occhio, cioè non so No, mi se... chiedo come mai questa differenza, prima 25 poi 54, credo che non sia neanche normale, non lo No, so. ma io no, non è normale manco chiedere le 25, questo è tutto. Questo è ancora più grave, secondo Vabbè, chiaramente non avendo carte alla mano, insomma, è un po' difficile esprimere un parere così sulla scorta di una me. semplice Poi deve testimonianza. ritornare a Bari per pagare i ticket. Ma, insomma, significa perdere giornate, ore di lavoro, disfunzioni, andare avanti e dietro, chi gli paga la benzina, chi gli paga il viaggio. Cioè, ma sono delle incongruenze folli. Sì, assolutamente sì. 080501 9998 per intervenire in diretta. Stavamo parlando di politica, di questo congresso e la sua presenza che abbiamo visto sia nella conferenza stampa di presentazione della mozione di Ambrosio Lettieri, poi l'abbiamo vista al congresso in fiera, seduto accanto al sindaco Emiliano. Che cosa significa? È una promessa di fedeltà continua al centrodestra? Ma io sono stato invitato come presidente della provincia, ma anche come responsabile del movimento politico Schittulli e quindi dovevo portare il mio saluto. Poi quando sono arrivato c'era già il sindaco che attendeva da mezz'ora, cortesemente il sindaco mi ha riservato il posto accanto a lui come primo cittadino di Bari dove si svolgeva il congresso e come presidente della provincia di Bari, nulla di più. Non sto a pensare di fare il sindaco o il presidente della regione. Vorrei tanto terminare bene, per quello che posso, questo mandato di presidente della provincia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, sono il responsabile dei rapporti con le organizzazioni sindacali e associazioni di categoria per Sì. quanto concerne le piccole e medie imprese. Sì. Una domanda, dottor Schittulli. Ma cosa si sta facendo per queste piccole e medie imprese che stanno chiudendo per questa maledetta crisi che c'è? Una risposta, se possibile, chiara. Allora, Perfetto, grazie mille per il suo intervento. sono io che chiedo a voi che cosa la provincia di Bari possa fare, considerando che sia l'assessorato che ho delegato proprio sulle attività produttive a dei protocolli d'intesa aperti con voi, sia nei confronti anche di impegni con l'università, sia ho sul mio tavolo. E ho dato già l'ok perché venga stipulata una convenzione con la Confindustria, con il presidente Vinci, sia anche con la Confartigianato. Cioè io sono disposto a venire incontro a tutte le vostre esigenze perché io sono convinto che il nostro paese, l'Italia,
ma in particolare il Mezzogiorno d'Italia e quindi la Puglia non può reggere l'impatto da un punto di vista di crescita e di sviluppo se non mantiene salde le piccole e medie imprese, che rappresentano lo scheletro, l'ossatura del nostro paese. Senza le piccole e medie imprese noi siamo falliti, noi possiamo dichiarare il default, proprio il fallimento completo. Per cui dobbiamo cercare insieme di aprire delle nuove prospettive e questo lo possiamo fare, per quanto mi riguarda, non solo come provincia di Bari, ma anche come UPI Puglia, quindi tutte le province pugliesi, insieme ai sindaci, quindi insieme all'ANCI e alla Regione Puglia. Dobbiamo cercare di istituire un percorso che possa rilanciare ciò che oggi sta morendo e sono le piccole e medie imprese che stanno morendo purtroppo. Prendiamo un'altra telefonata, poi le farò una domanda su questa Sì, questione. ciao. Pronto? Io sono un assiduo, un saluto a te e Ah, uno buonasera, saluto. sì, l'ho riconosciuta dalla voce. E un saluto al professore. Mi collego con la telefonata prima per quanto riguarda il pronto soccorso e la mala sanità. Sì. Io ringrazio Telebari perché ci consente questa possibilità di esternare i nostri pensieri e dei politici che di volta in volta anche loro si propongono e si dispongono ad ascoltarci. Però io gradirei che qualcosa effettivamente si facesse, perché noi segnaliamo le disfunzioni, le cose che non vanno, però rimangono allo status quo per mesi, per mesi, per mesi. Io non so cosa fare, cosa dire di più. Insomma, io ringrazio sempre tutti quanti voi, però le segnalazioni dovrebbero essere prese a cuore, non lo so, cercare la maniera di poter far sì che il cittadino che ha trovato delle difficoltà trovi la possibilità. Io ho prenotato a novembre una visita per la cardiologia, me l'hanno data a marzo, a marzo, un'altra per mia moglie a giugno, dico bene, per la tiroide. Insomma, se uno non deve avere la possibilità di poter andare naturalmente poi ai privati per poter togliersi almeno il dubbio di qualche inconveniente. Grazie, buonasera. Grazie per il suo intervento. Soltanto degli aggiornamenti al nostro telespettatore che ci segue sempre. Intanto ci sono delle questioni su cui di più facile soluzione, quindi su cui possiamo intervenire in tempi brevi, noi sollecitando una risposta da parte delle istituzioni, e altri interventi, come per esempio nella sanità pugliese, sono davvero di difficile soluzione. Tra l'altro adesso mi sa che conviene più andare dai privati, no? Scherzo, però ci sono alcune visite che costano molto di più al pubblico quasi che dal privato. Questo secondo un'indagine effettuata anche da Altroconsumo, pare sia questo diciamo, il meccanismo in vigore adesso. Comunque, per quanto riguarda invece la segnalazione che il telespettatore più volte ci ha sottoposto del collegamento con l'oncologico, l'abbiamo già segnalato alla direzione generale dell'ANTAB. Tra l'altro, Lampe. le anticipo già, sì, dell'ANTAB, del trasporto pubblico urbano, le anticipo già che il direttore generale sarà ospite dei nostri studi, probabilmente mercoledì mattina in Behind the Gang, e vediamo che soluzione ci proporrà per questo collegamento e anche per la pensilina che il signore ci aveva chiesto nei pressi della fermata dell'oncologico, perché ci sono molti Certo. pazienti che uscendo dall'oncologico sono costretti a lunghe ore di attesa, per lunghe ore, speriamo molto meno, comunque all'attesa perché arrivi in mezzo del trasporto pubblico urbano. Ha ragione, la sanità non funziona, la sanità è essenziale, la sanità nella regione Puglia non funziona. Quindi bisognerà ricordarsene al momento opportuno. Il momento opportuno è quando ci siamo fatti un'idea delle promesse e dei fatti e di conseguenza comportarci nelle urne. È l'unico strumento che Che abbiamo. abbiamo, sperando che comunque ci sia un po' di responsabilità da parte degli amministratori. Forse, non so se abbiamo un'altra telefonata, altrimenti vado avanti con un'altra domanda. Sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Anch'io ringrazio Telebari per questa opportunità che ci date, Sì. in modo da avere il politico imputato, Sotto senza avere torchio. Quindi non sì. sono sotto attacco, perché non sono politico, quindi. E poi ha preso le oneri onori, quindi lei è politico in questo momento, professore. Niente, lei l'ho
apprezzo tantissimo e grazie. Non sto vedendo da molto tempo il sindaco di Bari, lo vorrei vedere sulla poltrona, manda dei delegati, comunque lei si espone. E già ne avevo parlato, anche lei si era espresso sull'opportunità di non candidare persone che siano state condannate, io già le avevo chiesto, io voglio un impegno da parte sua, del responsabile del movimento politico Schitulli. Se sono condannati, i suoi candidati devono presentare il curriculum vita, non quello che vogliono loro. Ci devono dire quando sono nati, se sono sposati, quante volte sono sposati, le tendenze, quante volte sono stati iscritti ai partiti politici, qual è la situazione patrimoniale, qual è quella reddituale. Voglio decidere io come elettore se chi votare e chi non votare. So perfettamente che lei farà le sue scelte, però faccia anche valutare a noi. Questo è l'impegno che le chiedo. Facciamo pulizia sin dall'inizio. Continui così, professore.